Il Consiglio Comunale di Ravenna è tornato a chiedere interventi per risolvere il problema del traffico legato alle crociere a Porto Corsini, un problema che la città si trascina dall'inizio degli sbarchi nel Lido e che fino ad oggi ha visto scarsa risoluzione. Nel 2022, in occasione della conferenza dei servizi per la costruzione del nuovo terminal al crociere, il Comune di Ravenna è tornato ad avanzare richiesta all'autorità portuale e al gestore della stazione per mitigare il continuo passaggio di autobus fra le piccole strade di Porto Corsini, ma ancora niente è stato fatto. Una parte degli interventi possibili, tuttavia, sono a carico della stessa amministrazione comunale bizantina. Da tempo i residenti e gli abitanti di Porto Corsini non riescono più a convivere con il passaggio degli autobus delle crociere. I mezzi attraversano le strette strade a oltre 80 km orari, nonostante sia presente il divieto di superare i 30 km orari. Un progetto prevedeva la costruzione di una viabilità esterna al Lido, ma la soluzione sembra si sia arenata. Intanto, nel 2026, il nuovo terminal crociere dovrebbe entrare a regime e il problema traffico aggravarsi. Il nuovo dispositivo votato in Consiglio Comunale dalla maggioranza chiede ora di stabilire una nuova viabilità per il terminal crociere con due direttrici separate in base alla provenienza dei mezzi. Per risolvere la questione è quindi necessario affidare nel più breve tempo possibile uno studio di fattibilità per progettare la nuova viabilità. Il Consiglio Comunale ha poi chiesto a tutti gli organi preposti, Polizia Locale, Autorità Portuale, Comune di Ravenna e gestore del terminal, di introdurre soluzioni per mitigare e rallentare il traffico, anche con presidi di pattuglie, con installazione di dissuasori, col potenziamento della segnaletica o con una riprogrammazione dell'arrivo e delle partenze delle corriere per evitare un sovraffollamento sulle strade.